e ci sta aspettando in sella a una mountain bike per una gara di orientamento. E allora raggiungiamola subito. Buongiorno a tutti. Oggi ci troviamo all'interno del Parco Naturale Regionale dei Boschi di Carrega, un'area protetta in provincia di Parma. Da qui inizia la nostra avventura Made in Italy di oggi e faremo la conoscenza di uno sport che vive in simbiosi con la natura, l'orienteering in mountain bike. Ma per farlo andiamo a conoscere una persona che di orientamento se ne intende. Andiamo! Resistenza, capacità di concentrazione e rispetto della natura sono le caratteristiche essenziali che contraddistinguono gli appassionati di orienteering. Uno sport, l'orienteering, che sta per compiere i suoi primi 100 anni. Le prime gare di orientamento, infatti, risalgono agli anni 20 del Novecento e furono organizzate nei paesi scandinavi, mentre in Italia, per assistere alla prima manifestazione sportiva, si è dovuto aspettare fino al 1974. Da allora l'orienteering ha avuto un grande successo e oggi la FISO, Federazione Italiana Sport Orientamento, conta ben 10.000 tesserati. Eccoci qua, mi trovo con la nostra campionessa di orienteering in mountain bike, Laura Scaravonati, ed alcuni componenti della nazionale italiana. Allora Laura, come funziona una gara di orienteering in mountain bike? Sì, la differenza rispetto alle normali gare di mountain bike è che il percorso non è uguale per tutti, ma ognuno di noi è libero di scegliere il percorso che ritiene più veloce. E l'unico obbligo qual è? Quello di passare attraverso dei punti obbligati, che noi chiamiamo lanterne in gergo, nell'ordine segnato sulla cartina. Tra una lanterna e l'altra, ogni concorrente è libero di scegliere il percorso che appunto ritiene più veloce o più adatto alle proprie caratteristiche. Chi preferisce la salita magari sceglierà il percorso più corto con più salita e viceversa. Quali sono gli oggetti che un orientista deve sempre portare con sé e che non deve mai dimenticare? Sì, innanzitutto per la sicurezza sempre un caschetto protettivo quando si va in bici. Okay. Poi una bussola, perché un orientista come fa senza bussola? Si perde la fine. Il chip che ti segna il passaggio alle lanterne, quindi registra che tu abbia percorso le lanterne nell'ordine corretto, e la mappa, che è la cosa proprio fondamentale. Laura, a questo punto voi vi preparate per la partenza e io vi raggiungo. D'accordo, ti aspetto. Ok. Eccola qua. Allora, questo è un punto di controllo. Esatto, noi in gergo la chiamiamo lanterna. Ecco, cosa hai fatto tecnicamente? Tecnicamente ho segnato il passaggio con questo chip a questa stazione, così quando arriverò all'arrivo scaricheranno sul computer questo chip e verrà fuori se davvero sono passata per tutte le stazioni, quindi per tutte le lanterne, nell'ordine corretto segnato sulla cartina. Laura, ma non vedo gli altri, dove sono? Credo di essere arrivata prima, perché ho fatto una scelta di percorso guardando la cartina che mi ha avvantaggiato a quanto pare, visto che non si vedono. Siccome sono forte in salita, ho scelto di fare questo tratto di sentiero un po' più corto ma un po' più ripido, e perciò... Ci sono scuole in Italia che aiutano ad avvicinarsi a questo sport? Scuole vere e proprie non ce ne sono, però ci sono moltissime società a livello nazionale che hanno una sezione per i ragazzi in particolare che si vogliono avvicinare a questa disciplina. Quindi queste società mettono a disposizione un bosco con una cartina e un istruttore che metterà giù le lanterne, questo istruttore segnerà il percorso sulla cartina e i ragazzi in questo modo si possono avvicinare a questo bellissimo sport, e si può trovare sul sito della Federazione Italiana Sport Orientamento. Le mappe di orientamento sono carte molto dettagliate che riportano con grande precisione tutti gli aspetti rilevanti di un territorio: sentieri e rilievi, avvallamenti, formazioni rocciose e soprattutto le lanterne, cioè i punti di segnalazione nei quali ogni partecipante deve indicare il proprio passaggio. Attualmente in Italia esistono 852 carte di orientamento omologate che coprono buona parte del territorio nazionale.
Laura, la passione per questo sport ti ha portato a vincere molti campionati? Sì, la passione si è trasformata in un lavoro nel 2000 perché sono professionista per il gruppo sportivo forestale e per ora nel mio palmarès la medaglia più importante, alla quale tengo di più, è il bronzo al Mondiale 2011. E poi nel 2012, ad ottobre, sono arrivata al 30° titolo italiano in carriera, quindi sono molto contenta. Immagino, insomma, hai vinto di tutto. Senti, ma visto che devi continuare a vincere, ti conviene partire, se no i tuoi colleghi ti raggiungono, noi ci vediamo al traguardo. Hai ragione, vado. Vai. Che sia praticato a livello agonistico o amatoriale, l'orienteering offre agli appassionati la possibilità di misurare le proprie capacità di orientamento e resistenza, ma può essere anche solo un'ottima scusa per trascorrere una giornata immersi nella natura. Eccoli, sono arrivati tutti al traguardo! La campionessa di questa prova di oggi è Laura! Beh, c'è da dire che mai come in questo sport l'importante è partecipare. E quindi ringrazio Laura e tutti voi che ovviamente ci avete accompagnato in questa splendida esperienza di orienteering in mountain bike e a voi do appuntamento alla nuova avventura Made in Italy. Ciao!